Valentina Persia da San Vincenzo Vecchio vicino all'Aquila e Francesco Guzzo da Sapri vicino, beh, insomma in provincia di Salerno. Sì. Ci siamo? Siamo pronti? Sì. La semifinale ha due barzellette, cercate di votare sulla seconda. Parte la prima semifinale. Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come al vecchietto, così, 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo te rintosta e te fa ritornare come un ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli damo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh? E dai, ma che è stasera? Oh! Non ve ne approfittate, eh? Vai, Guzzo! Il maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita! Mette gli occhiali, nuda! Leva gli occhiali, vestita! Mette gli occhiali, nuda! Funziona, mannaggia! Mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi! Leva gli occhiali! Nudi! Mette gli occhiali! Nudi! Leva gli occhiali! Nudi! Mette gli occhiali! Nudi! Se sono scassato l'occhiale! Sono forti, sono i più grandi campioni di questi 5 anni della Sai l'ultima e siamo arrivati alla votazione per la semifinale. Comincia Valentina. Allora Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chi li mi so fatali guidizzo. Mi piacerebbe andare a ballo, ma hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Pur io, perché non ci posso andare. Guarda, io te mando a ballo, famo un accordo, io te mando a ballo, ma ricordate Cenere, ricordate che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come, non ci stanno i topolini, la zucca, questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa diventi una fetta d'anguria, vabbè, Cenerentola sta andando via, a fata, Cenere! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito. Arriva al ballo, chi li mi so fatta lì. Entra dentro la sala, il principe, vedi agnoccolona, ecco. Cominciano a ballare, tari, Cenerentola, e il principe Cenere, a me mi è venuta fame, già c'ha fame questo. Arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto, si mette a letto sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta, comincia con figo, comincia con l'uvetta, arancio, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti, se gira Cenerentola, Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. È bella, bella. È piaciuta. È un bel 110 con l'ode. Va bene, Guzzo. Ecco. Non essere fesso nel cuore. Difenditi da questo assalto femminile. Il capitano La Chiatta sta per prendere possesso della sua nuova nave. Va a bordo, va dal tenente. Tenente, buongiorno. Buongiorno, capitano. Partiamo. Cosa trasportiamo? Carbo 1. Ah, carbo 1. Quanti siamo a bordo? 200. Ah, 200. Quanto tempo stiamo a mare? Stiamo 8 mesi. 8 mesi senza toccare a porto. Senza toccare a porto. E ditemi una cosa, a bordo ci sta qualche film? A bordo ci sta qualche film? Qualche femmina c'è? No, tutti maschi. 8 mesi in mare, tutti maschi. E come si fa? Insomma, capita, ci sarebbe il cuoco cinese. Ma che si scemi, vado col cuoco cinese. Io sono il capitano della nave, vado col cuoco cinese, ci parte di dignità. Passano 3 mesi di navigazione, il capitano ci ripensa, va dal tenente. Tenente, dite, capitano, il cuoco cinese sembra... Il cuoco cinese sembra sempre, capita? Pronto, pulito e profumato.
Guardate, Dana, io vado col cuoco cinese, passo la notte con il cuoco cinese, ma questo fatto qua, mi raccomando, non lo deve sapere nessuno. Ah no, 7 persone lo dobbiamo sapere per forza. 7 persone. E perché? Io, voi, il cuoco cinese e 4 persone che lo tengono fermo, ce le volete mettere? Forza! Che facciamo? Che facciamo? Caro Guzzo, tu sei un professionista della risata, l'ho già detto. E questo nostro è un gioco che ha voluto semplicemente rievocare i fasti della vostra partecipazione alla Sei l'Ultima, per cui non te la sarai presa, se in finale passa la nostra Valentina Persia. Brava. una donna, e noi vediamo a chi toccherà difendere l'onore degli uomini, se capiterà un uomo, perché la finale può essere anche fatta di due donne. Bisogna vedere la prossima semifinale. A tra poco.